Stiamo trasmettendo su www.letteralmente.info. Letteralmente Studio 3, Cristina da Firenze. Poesia racconto del cuore. Ballando la zumba ho carpito un segreto. Quando alla televisione o al cinema vedevo film dove una guerra chimica aveva svuotato le città, mi sembravano paradossi lontani, mille anni luce da me. Ora vedo le strade della mia città deserte, i bar, i locali, i parchi nella loro desolante nudità di un'erba verde che rimane alta e fresca perché nessuno la pesta. Le persone cercano di difendersi da un virus che, diffusosi in mezzo alle persone, si espande a macchia d'olio e il suo compito è quello di nascondersi in ognuno di noi e cercare i nostri punti deboli per attaccare e poi colpire. Io e come me molti altri ci siamo visti la nostra vita stravolta e una mano invisibile si è posata sul nostro cuore da un giorno all'altro. Senza neanche rendercene conto, abbiamo avuto paura di stringere una mano, di scaldarci con un abbraccio e quando avevamo fame di un bacio, nei nostri sogni ne anelavamo il desiderio e racchiudevamo nel nostro cuore la speranza, il desiderio che speravamo presto sarebbe diventata realtà. Di quanto cibo abbiamo avuto paura di rimanere privi, quando invece il nostro cuore stava pulsando e tremava di paura per il terrore di rimanere solo. Quanto vuoto abbiamo trovato quando nel stringere la sua mano abbiamo trovato un pugno di sale e chiudendo le dita abbiamo sentito la nostalgia di un calore che ti accarezzava quel palmo, facendoti provare la sensazione di una vibrazione al cuore. L'emozione di due braccia che ti stringevano forte e ti facevano sentire viva, ti fanno rimpiangere di aver represso in alcuni momenti una parola affettuosa, un desiderio che non avevi il coraggio di esprimere, nemmeno a te stessa, ma se avessi seguito il tuo istinto come fanno gli animali, ora non avresti il rimorso di un momento che ora, al ricordo, unirebbe un'azione che sarebbe stato un momento breve ma intenso, istintivo, che avrebbe lasciata libera quella parte di te che non nascondeva la tua natura, ma avrebbe liberato la parte felina che sempre era ed è nascosta in me. Fare le fusa, chiedere amore senza paura di essere derisa o ferita, rischiare, vivere, osare, essere felice, sono queste le brevi parentesi che possono durare un istante, ma comunque vada o qualsiasi cosa succeda, vale la pena di essere vissuta. Dovevo usare di più, dovevo sentirmi più libera di esprimere le mie emozioni, dovevo urlare al cielo che per breve o per tanto tempo mi desse le ali per carpire a piene mani tutto ciò che la vita poteva darmi. Ora lo penso e lo desidero. A volte lo anelo, ma non smetto di inseguire i miei sogni perché combatterò fino alla fine per donare alle mie ali spensieratezza, felicità e consapevolezza, che sono le piccole cose che ci rendono felice e che a volte per raggiungerle non bisogna avere paura di sacrificarsi o di rivoluzionare la propria vita senza egoismo, ma con umiltà, pazienza, costanza e dilatare il tempo senza perdere mai la speranza. Io ti voglio, voglio solo te. Ti saprò aspettare e nonostante i tuoi pregi e i tuoi difetti, sempre ti saprò accettare senza volare con la fantasia, volendo una fiaba che tanta finzione è. E con umiltà il mio pensiero volerà lassù, tra le nubi azzurre e rosa, per pensare: chi ha detto che io sono migliore di te?